Biondardini, questa è Parma Milan, bellissima atmosfera, questo è il settore ospite, i tifosi del Milan che ci credono, questi sono quelli del Parma, c'è tutto per una grande partita. Primo pallone della gara con il Parma e prima battuta profonda, attenzione al destro, traversa clamorosa, grandissima opportunità per Crespo, subito lui protagonista dopo pochissimi secondi. Palla per Ronaldinho, ancora Ronaldinho, tocco su Seedorf, magia, palla buona per Flamini, destro di Flamini che finisce. Occhio a Morrone, palla ancora su Bagliani, quindi Jimenez, sta salendo anche Zenoni, eccolo servito, la sovrapposizione, il tocco dentro, alla fine Zambrotta, ma ancora nuovo cross, Pirlo mette fuori, la palla il Milan, Morrone si coordina, destro deviato, avviati. Caccia del pallone Ronaldinho che prova a girare, una buona idea verso Zambrotta, attenzione al destro, pallone deviato, può arrivare Ronaldinho con un destro alto, non di molto. Pirlo su Ronaldinho, ancora Pirlo che prova, Zenoni lo accompagna verso l'uscita, ma c'è il raddoppio di marcatura di Morrone, Pirlo fatica a tenere questo pallone ma poi trova un grande corridoio per Ronaldinho, attenzione a Ronaldinho, no look verso Flamini, destro, pallone che termina largo, non di molto. Altro cross, ancora Antonini, occhio al destro, si coordina! Pirlo, palla verso Inzaghi, Inzaghi! Era in posizione regolare Inzaghi, che occasione! Antonelli, Matiago Silva a chiudere su di lui, palla retta a cercare Bagliani, Favalli in vantaggio, Abbiati non rischia, anzi sì, palla verso Morrone, attenzione che si apre via Viani, palla buona per via Viani, occhio a destra, via Viani, Abbiati, Bocino, 1-0 Parma, Bocino! Bocino va a ribadire in rete questa respinta di Abbiati su tiro di via Viani, il Milan è stato sorpreso da questo contropiede, 4 giocatori del Parma a chiudere l'azione, rinvio di Abbiati sul retropassaggio di Favalli, non perfetto, Morrone a sostegno dell'azione, non solo partita difensiva la sua, ma sempre a sostegno dell'azione offensiva. Tutto l'attacco il Milan all'interno dell'area di rigore, rimane solo Favalli nei tre quarti campo, ma anche tutto il Parma dietro. Occhio alla battuta, Flamini lascia correre, Inzaghi, pallone che finisce. Eccolo qui, il fischio finale, il Milan perde a Parma ed è una sconfitta pesante nella corsa a scudetto.